Vieni Lu! Oh, a manisca, però qua non mi riescono mai a passare la palla. Allora Luca, non è che non sanno passare il pallone, tu non riesci a sfruttare bene il blocco. Vieni, ti faccio vedere. Allora Luca, in base a come si muove il difensore ci sono vari modi per sfruttare il blocco. Adesso andiamo a vedere un'uscita verso il pallone. Osserva i movimenti dei piedi e del corpo. Per prima cosa, se voglio uscire a ricevere il pallone là, vado nella direzione opposta, quindi porto il mio difensore nella direzione opposta. A questo punto, quando viene portato il blocco, se il difensore viene preso, io allora faccio un cambio di senso, stavo di qua, eccolo qua, e vado verso il pallone. Osserva bene, da qua mi muovo e vado con la spalla sinistra rasente alla tua, per non permettere a questo difensore di passare in mezzo. Il difensore mi ostacola e non riesco a ricevere. Allora io mi muovo direzione opposta, vedo che arriva il blocco. A questo punto, con un cambio di velocità e di direzione, vado incontro al blocco. Vedi che passo spalla a spalla. In questo caso, vedi, così il difensore viene fermato dal blocco. Io vado spalla a spalla, così lui non riesce a passare. In questo caso ricevo il pallone, vado verso la palla. Vediamolo in velocità, mi anticipa, vado giù, blocco, eccolo qua, libero. Io ti faccio il contropelo.